dopo 25 anni, dico perché no? Abbiamo paura della malattia mentale? Perché secondo me questa è una cosa molto mia. Perché ognuno di noi ha una parte psicotica, una parte schizofrenica, ognuno di noi. Le persone che vengono a San Claudio vengono direttamente alla zona territoriale numero 8, Civitanova, Recanati. Questo è il nostro bacino d'utenza. Questa è una struttura residenziale protetta secondo l'accreditamento regionale e chi arriva a San Claudio arriva da altre strutture del territorio e difficilmente arriva da casa. Già hanno passato delle varie fasi perché arrivano adulti cronici. La nostra mission è proprio quella di gestire la crocinta psichiatrica. Da quant'è che voi vi occupate di questo? Quest'anno la comunità fa 25 anni perché ha aperto l'11 febbraio del 1998. Il turnover che c'è stato delle persone accolte è stato abbastanza basso, nel senso il primo nucleo erano le persone che venivano direttamente dal manicomio di Macerata. Attualmente di queste persone ce n'è soltanto una e le altre sono state trasferite in casa di riposo, sono decedute, quindi i nuovi ospiti vengono dal territorio. Ma da quando siamo aperti sono transitate qui in comunità 60 persone. La maggior parte di queste l'abbiamo trasferite poi in altre strutture, addirittura 26, 10 le abbiamo accompagnate fino al decesso e 4 persone sono rientrate in famiglia, quindi anche una percentuale abbastanza vasta di rientri in famiglia. Questo perché? Perché arrivano già persone adulte e con una cronicità alta, dove anche la famiglia quindi è adulta, anziana, quindi li accompagniamo a volte anche alla perdita dei familiari, no? A questi lutti. Quindi a volte queste famiglie piano piano scompaiono. Quante volte accade che la riabilitazione, si realizza? È fondamentale, mantenere i legami con il territorio, con la famiglia, affinché la persona si senta accolta. Questa è la base di ogni progetto riabilitativo. Altrimenti, cioè, se rimanesse circoscritta alla semplice comunità di San Claudio sarebbe un ghetto e Ecco, nulla più di questo non questo. lo siamo. Certamente c'è un cancello, ma c'è un cancello come c'è un cancello in ogni casa, c'è un portone. Questo è perché il concetto di famiglia per noi è importante. Abbiamo a che fare con delle diagnosi e con delle malattie. La malattia mentale è ancora ha uno stigma, fa paura, anche nei nostri anni. Dobbiamo capire che ognuno di noi porta delle differenze e queste differenze vanno portate all'esterno. Le attività riabilitative funzionano se piacciono, se partono da un assunto fondamentale: che cosa io amo fare? Su questa cosa poi io costruisco un progetto. Vi ho parlato di patologia, ci saranno delle situazioni che nella salute mentale vanno integrate. La cura della persona e quindi tutta la parte dello sport, tutta la parte della relazione stretta, no? Coltivare legami, perché la patologia mentale, se lasciata a sé, allontana. La patologia psichiatrica cambia rispetto alla società. Sicuramente le persone che oggi accogliamo non sono le stesse che accoglievamo 20 anni fa quando abbiamo iniziato. Prima parlavi di vero e proprio stigma sociale, che ha delle radici culturali piuttosto profonde. Il folle come persona che risponde a quel lato oscuro di ciascuno di noi, quello con Bravo. il quale facciamo fatica a fare pace, a conoscerlo. Dopo 25 anni, dico perché no? Abbiamo paura della malattia mentale? Perché secondo me questa è una cosa molto mia, perché ognuno di noi abbiamo una parte psicotica, una parte schizofrenica, ognuno di noi. E quindi la malattia mentale ci va a toccare, no? Quando vediamo una persona che ha degli atteggiamenti strani,
ci va a rievocare qualcosa che abbiamo profondamente dentro di noi e quindi ci fa paura. Noi non ci conosciamo. Quando ci sono delle crisi tra ospite e operatore e ci chiediamo il perché, il lavoro forte è proprio a livello psicoterapico che facciamo, che la dottoressa fa, ma che l'equipe fa, proprio perché ci va a toccare delle corde che sono primitive, primordiali, che ci abbiamo tutti e che quindi fa paura. La cosa importante sarebbe lavorare su noi stessi e gli operatori, noi siamo chiamati a fare questo, è obbligatorio, altrimenti ragazzi scoppiamo. E quindi sentite parlare di burnout a livello dei lavori di relazione, ma non è altro che un lavoro su noi stessi. Ti scoprono, sei scoperto davanti a loro, sei scoperto, e questa è una grossa ricchezza. Invece io l'ho sempre vista come ricchezza, per poi iniziare un percorso personale. Anche perché, mette un po' di fronte a sempre a quella parte di primitiva. Noi, primitiva di noi, cioè che tendiamo comunque archetipa, alla primitiva. Io la chiamerei archetipa. Primitiva proprio, che tra virgolette è la parte più bella dell'individuo umano, E fa paura. È questo che fa paura. Quindi anche loro vanno protetti quando vanno fuori, Perché il mondo fuori, che cosiddetto mondo normale, non lo è. No. Se uno volesse fare una ricerca grossolana di quella su internet, di quelli che sono i numeri, le cifre dei pazienti con disabilità mentali in tutta Italia o in una regione specifica, si fa molta fatica. Sì, è molto più alto rispetto a quello che si riesce. Le persone non lo immaginano, ecco. Non lo immaginano, e ovviamente in questi ultimi anni con la situazione questi dati sono esplosi, perché il malessere è aumentato di tanto e quindi a noi arrivano tantissime telefonate che chiedono la possibilità di entrare in comunità, che situazioni ci sono in giro. Il malessere più grande di quello che poi arriva in comunità, e anche quindi nel confrontarsi all'esterno con i nostri ragazzi oggi è molto più difficile, perché proprio anche fuori con questa situazione si è più scoperti a livello emotivo, quindi si è ancora meno disponibili ad accogliere una persona che porta sofferenza, porta diversità, porta disagio, no? Ci siamo un po' tutti chiusi invece che aprirci all'altro. Secondo voi gli ultimi 2 anni di pandemia hanno rallentato il percorso di inclusione oppure era qualcosa che era iniziato già da prima? Era iniziato già da prima, ma sicuramente rallentato tanto. Paradossalmente però i nostri ragazzi in comunità a questa pandemia sono quelli che hanno risposto in modo migliore di tutti. La prima chiusura loro hanno risposto in una maniera sconvolgentemente positiva e le loro parole erano: beh, finalmente siamo chiusi come tutti. Sono stati sempre, anche successivamente alle restrizioni, quindi mostrando una grandissima resilienza. Veramente gli operatori hanno riprogettato, inventato attività interne, ma con una grandissima loro risposta e una collaborazione che a noi ha sorpreso veramente, quando hanno molte più risorse a volte di quanto noi pensiamo. Questa è una struttura in convenzione col Dipartimento di Salute Mentale e secondo l'accreditamento regionale noi siamo la Regione Marche e l'ASUR. L'ASUR. No, è direttamente in convenzione con l'ASUR, quindi c'è una retta che la Regione Marche paga uguale a tutte le strutture in competenza della Regione, e una retta, se la persona non può pagare intervengono i comuni. Una convenzione sanitaria, no. Cioè, perché sapete quelle convinzioni di chi pensa che chi svolge questo genere di lavori in realtà lucra sulle persone malate, sulle persone deboli. No. Si parla di sempre in questi casi, quando si tratta di strutture. La parte sanitaria è a carico dell'ASUR, La parte alberghiera è a carico dell'ospite, dove può, in base all'ISEE.
dove non arriva c'è la compartecipazione in spesa dei comuni. Quindi così. E noi veniamo pagati, noi facciamo questo per lavoro, perché prendiamo uno stipendio, perché non esiste fare questo per volontariato. C'è una professionalità dietro con un valore aggiunto, ma con degli orari ben precisi, una retribuzione buona e regolare che dà serenità a noi e alle nostre famiglie. Grazie mille, ragazzi.